Lo sapevate che con del semplice bicarbonato di sodio potete aumentare le prestazioni della vostra auto di un 10-15%? E magari non sapevate neanche che potevate ridurre il consumo di carburante di oltre un 10% con questo semplice trucco? Beh, nemmeno noi, perché in realtà è una cagata pazzesca. Però c'è una cosa che possiamo misurare, a cui possiamo misurare le prestazioni, ed è l'olio. Esistono infatti dei test che si possono fare sull'olio per capire la qualità. Se ad esempio abbiamo rotto un motore e vogliamo capire perché è successo, possiamo indagare tipo Sherlock Holmes e andare a capire cosa c'è nell'olio che non va e se c'è qualcosa nell'olio che non va. Così diventiamo un po' indagatori, come quando vostra madre indagava annusandoci la qualsiasi arrivati a casa per capire se avevamo fumato e si sentiva odore di fumo sui vestiti. Ecco, noi andremo a farlo sull'olio. Or dunque siamo qua sul banco e siamo pronti a testare questo bellissimo olio e a capire come funziona. Allora, questi test ci permettono di capire qual è la qualità dell'olio tramite queste due tabelle comparative, una per diesel e l'altra per benzina, voi la vedete al contrario, va bene, e l'altra per vedere le impurità come il carburante e l'acqua all'interno del nostro olio. Andremo a inserire l'olio all'interno di queste burette ma come funzionano? Beh, basterà prendere una delle stringhette che ci sono all'interno del kit, togliere questo cartellino e andare a mettere una goccia d'olio all'interno di questo tester per vedere poi e comparare con la nostra tabella comparativa che abbiamo di qua, che abbiamo visto prima, il colore e i vari aloni che si formeranno all'interno del nostro cartellino. Quindi ragazzi, let's go, andiamo a sperimentare. Che c'è ragazzi? Ah, gli occhiali? Ah, gli occhiali non servono? E allora no, non esplode niente? Sì, mannaggia, però se non esplode niente non va bene, cazzo. Scusate. Lo faremo senza occhiali. Allora, andiamo a mettere l'olio nuovo all'interno di queste due e proveremo anche l'olio usato. Vedremo sopra i nostri cartellini cosa succederà. Allora, ci siamo, vecchie chiavi inglesi. Ho inserito l'olio all'interno della buretta col carburante e di quella con il liquido. Da notare che quella con il liquido si è emulsionata di M, perché effettivamente i due liquidi non si emulsionano insieme, anzi ha generato una specie di pappetta, non so se si vede bene, dovrebbe vedersi, ok? Mentre quella col gasolio invece si è emulsionata completamente, quindi olio e gasolio insieme si emulsionano, non si vede nessun distacco tra le parti, ma adesso andiamo a provarle sopra i nostri test. Signori, non prendetevela, ma non ho attrezzi ingegneristicamente avanzati e utilizzeremo un semplice cacciavitone per apporre la goccia del carburante inquinato. Allora, questo è quello col gasolio. Andiamo dentro. Vai. Non mettiamone troppe perché la prima volta che li ho provati misi praticamente qualcosa come una nave di liquido e feci un chiazzone e non si capì niente, quindi bisogna non esagerare. Allora, uno, poi puliamo l'arnese. Andiamo adesso a fare l'olio completamente inquinato. Dove che aspita? Eccolo qua. Andiamo a espanderlo un pochino. Ok. E adesso l'ultimo, quello con il liquido radiatore. C'è ancora un pochino di sporco dell'olio di prima, ma non fa differenza, sempre olio è. Ok ragazzi, non ci resta che aspettare che le mostrine assorbino il nostro bell'olio e ci mostrino chiaramente di che qualità era. Nel frattempo metto
per il lungo le istruzioni per poi poter confrontare i vari risultati. Eccoci qua ragazzi, allora il primo, quello con il carburante, è pronto, andiamo a studiarlo. Allora, spero che si veda perché l'ho fatto col telefono messo sotto una luce. Non si vede moltissimo, ma effettivamente abbiamo due aloni. Lasciamo perdere questa macchia qua che mi è scivolato dell'olio prima, ma c'è un alone centrale, mettiamolo così che si vede meglio, e l'alone esterno delimitato dal carburante. Andiamo a vedere le istruzioni un attimo, lo paragoniamo. Vedrete che a seconda di questo alone bianco è la quantità di carburante contenuta all'interno del nostro olio, e in questo caso è parecchio perché l'alone centrale è delimitato da questo, invece l'alone di carburante è praticamente quasi il doppio di quello dell'olio stesso. Quindi in questo caso sì, le mostrine sono in grado di rilevarci il gasolio all'interno del carburante e a darci un'indicazione sullo stato dell'olio. Ah, signori belli, il carburante all'interno del gasolio, soprattutto nei motori diesel, arriva per le post-iniezioni date dalle rigenerazioni del particolato. Ora non ne parliamo in questo video, però sappiate che succede che il gasolio venga inquinato dal vostro bel carburante. Ma andiamo avanti, andiamo a vedere l'olio completamente esausto, un olio da buttare, da stracciare, da buttare nel cassonetto. Eccolo qua, deve ancora asciugare un pelino, ma comunque è completamente nero, carichissimo di fuligine. Questo è olio esausto, che abbiamo cambiato la macchina. E se noi lo paragonassimo ai vari mostrini, questo è un olio diesel, vedremo che è nero ed è completamente da buttare, quindi anche in questo caso ci danno un'indicazione sullo stato dell'olio. Questo preferisco lasciarvelo qua perché con la luce non si vede molto, però si vede chiaramente la differenza tra la macchia di olio centrale e quella del liquido radiatore, che se n'è andata a spasso perché è molto più liquida, e io l'ho mosso prima ed è andata in giro, sennò avrebbe fatto logicamente un cerchio. Si vede chiarissimamente la differenza. Per cui ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video e può essere interessante acquistare dei test del genere? Beh, a mio parere sì, sono molto economici, non sono precisissimi ragazzi, c'è di meglio sicuramente, un'analisi chimica dell'olio farebbe miracoli in confronto, però se vogliamo avere un'idea anche molto così a spanne, questo è un buon metodo economico per poter testarlo e capire cosa abbiamo davanti e cosa abbiamo anzi nel motore. Si può dire che questo tester non è in grado di vedere le piccole percentuali, diciamo che quando è in grado di rilevare effettivamente l'esistenza di carburante o acqua, sulla qualità il colore già può incidere molto e può essere un pelino più preciso, non è precisissimo, ma è ovvio, dobbiamo vedere cosa si spende. Questi tester in genere costano 3 euro, 4 euro l'uno, cioè comunque è un costo trascurabile. Per cui io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, mettete un like, mettete quello che volete e ci vediamo alla prossima. Vecchie chiami inglesi, malati di motori, alla prossima, ciao!